L'energia, tutti noi la usiamo continuamente. Non si crea e non si distrugge, semplicemente si trasforma. Ogni cosa è energia, anche la massa, come ci ha insegnato Einstein. Tutto scorre, l'energia non fa eccezione. Allora, il segreto dell'energia sta in come imbottigliarla, farne scorta ed usarla come e quando vogliamo, come si fa con un buon vino. Abbiamo imparato a gestire varie forme di energia, a partire dal fuoco, 400.000 anni fa. La legna era, ed è tuttora, un importante serbatoio di energia, rilasciabile a comando sotto forma di calore per mezzo della combustione. Questo calore ci ha accompagnato lungo la storia fino ad oggi. Lo ritroviamo nel camino di casa, nei motori delle nostre auto, nelle centrali elettriche, dappertutto, insomma. Ma lo sapete che la maggior parte di questo calore viene perso assieme ai fumi di combustione, peraltro quasi sempre nocivi? In pratica, noi prendiamo la legna, la utilizziamo, bruciandola, e poi gettiamo via i fumi, riuscendo a convertire in energia utile per i nostri scopi solamente una piccola parte del calore generato. Questa è la definizione di bassa efficienza. Ancor peggio, la materia prima, il serbatoio di energia dietro a quel calore, è cambiato nel corso della storia, in particolar modo con la rivoluzione industriale. Siamo passati dalla legna, perlomeno rinnovabile, alle fonti fossili, non rinnovabili, come il carbone, poi il petrolio ed il gas naturale. Negli ultimi 50 anni abbiamo estratto da queste fonti 20 volte la quantità di energia mai usata dall'intera umanità a partire dalla preistoria. Ed esse tuttora rappresentano il modo in cui gestiamo la quasi totalità della nostra energia. Perché? Semplice. Sono serbatoi piccoli ed efficaci. Sono comodi, sono semplici, sono pratici da usare a nostro comando, di giorno e di notte, con il brutto e con il cattivo tempo. Funzionano sempre. Basta bruciarli. Vedete, il segreto dell'energia sta nel come imbottigliarlo. Noi usiamo le fonti fossili per ogni cosa, pervadono la nostra vita, nei mezzi di trasporto, quando accendiamo la luce di casa o abbiamo la lavatrice, quando andiamo a fare la spesa, per vestirci, per lavarci, per mangiare. Perché i derivati petrolchimici, come la plastica, sono dappertutto. Noi tutti sappiamo che cosa significa. Inquinamento, cambiamento climatico. Siccità. Non c'è più neve sulle nostre Alpi, non c'è quasi più acqua nei nostri fiumi. Guerra, povertà, malattie, tutto collegato. Tutto questo è risultato di un modello economico ed energetico strettamente lineare, consumistico, usa e getta, basato su tre imperativi: prendere, usare e buttare, come quando bruciamo qualcosa. Se i cicli naturali non consentono di rigenerare tutti gli elementi alla base di tutte e tre queste fasi, allora questo modello non è sostenibile. Finalmente, stiamo passando a modelli circolari che introducono altri tre imperativi: riuso, recupero e riciclo. Il termine TARE non deve più esistere. Ma non basta. Finché un modello energetico sia realmente sostenibile, occorrono due ingredienti. Da un lato, la lotta agli sprechi e la riduzione della domanda di energia a quanto strettamente necessaria. Dall'altro, la risposta, ovvero il modo in cui produciamo e gestiamo questa energia, deve essere sinceramente sostenibile e circolare. Ciascuno di noi ha a disposizione il sole, oppure il vento, i mari, i fiumi, il calore della terra, energia che ci è offerta dalla natura secondo i propri ritmi. Abbiamo imparato a generare energia elettrica pulita da queste fonti rinnovabili, ma la produzione è incostante e imprevedibile, perché la natura non è a nostro comando. Se infatti non consumiamo l'energia nell'istante stesso in cui viene prodotta, va sprecata, creando un'asimmetria tra l'offerta e la domanda energetica. Per risolvere questo problema è necessario ricordare che il segreto dell'energia sta nel come imbottigliarla. Dove immagazziniamo quindi questa energia? Batterie. Noi imbottigliamo l'energia che ci serve in accumulatori, per lo più elettrochimici,
in grado di immagazzinare e rilasciare energia elettrica a comando ad alta efficienza. La tecnologia delle celle di litio, dopo 40 anni di evoluzione, è oggi il principale veicolo che rende possibile la rivoluzione elettrica che stiamo vivendo. Con la bottiglia perfetta, quindi, è tutto risolto. Allora, come mai il consumo di combustibili fossili e l'inquinamento sono in costante crescita, mentre l'utilizzo di fonti rinnovabili è ancora relegato ad una minoranza? Ricordate il grafico di prima. La verità è che ci sono ancora molte limitazioni, anche per le batterie a litio. Ad oggi, purtroppo, il loro ciclo di vita è quasi lineare. A caso, le immagini che state vedendo si riferiscono proprio a questo tipo di batterie, nella loro produzione, utilizzo e smaltimento. La produzione crea problemi ambientali, sociali, politici e economici. Perché? Beh, anzitutto sono costituite da materie prime rare e non rinnovabili, come il litio, il cobalto, nichel e manganese, la cui estrazione mineraria consuma enormi risorse energetiche e idriche. Pensate che per filtrare il litio, parliamo del solo elemento litio, necessario per costruire la batteria di una auto elettrica. È necessario l'equivalente d'acqua di una piscina, acqua che verrà peraltro contaminata. Questo è quello che succede ad esempio nelle miniere di litio in Sud America, dove interi villaggi sono privati dell'acqua da bere per questo motivo. Il Congo, d'altra parte, è il maggiore esportatore al mondo di cobalto e questo ne alimenta le instabilità geopolitiche, sotto il controllo di monopoli commerciali che si estendono peraltro a tutte le terre rare. Inoltre, l'intera filiera produttiva di queste batterie impiega enormi risorse e inquina, come ad esempio gli acidi. Infine, queste batterie sono difficilmente riciclabili e riutilizzabili. Pensate che ad oggi solo 5 batterie su 100 vengono riciclate. Si riesce a riutilizzare solo una piccola parte dei componenti. Anche il riuso hanno bassissima resa, perché le batterie elettrochimiche si degradano irrimediabilmente. Lo vediamo nei nostri cellulari dopo qualche anno. Inoltre, le batterie al litio presentano anche problemi pratici, tecnici ed operativi. Sono costose, durano al massimo una decina di anni. Non sono adatte a gestire i picchi di potenza delle fonti rinnovabili. Offrono ricariche lente, mentre avremo bisogno di ricariche veloci per i nostri veicoli elettrici. E presentano anche rischi per la sicurezza, come di incendio, di esplosione. Insomma, qui il pericolo è quello di spostare gran parte dei problemi comuni alle fonti fossili lontano dai nostri occhi, senza realmente risolvere. Intanto, riempiamo le discariche di batterie. Ancora una volta, il segreto dell'energia sta nel come imbottigliarlo. Si lavora costantemente al miglioramento della tecnologia al litio e delle batterie elettrochimiche più in generale. Ne sono un esempio le batterie a flusso, che offrono una vita operativa di oltre 20 anni con facile scalabilità, grazie all'utilizzo di elettroliti liquidi anziché solidi, che vengono fatti reagire tramite un sistema idraulico. Anche queste batterie, tuttavia, coinvolgono processi e sostanze chimiche inquinanti, come il vanadio. Se dunque il nostro serbatoio di energia non è sostenibile, non lo è l'intera filiera energetica che si basa su di esso. Quali sono dunque le alternative alle batterie elettrochimiche? Come possiamo veramente chiudere il cerchio della sostenibilità? Beh, in questo momento non ci sono soluzioni praticabili rapidamente su larga scala, ma ci sono prospettive. Idrogeno, ad esempio. Nelle pile a combustibile o bruciato, produce solamente acqua in aggiunta al calore e all'energia elettrica. È capace di enormi potenze ed enormi energie. Pensate allo Space Shuttle, di fatto alimentato con idrogeno e ossigeno. Tuttavia, nonostante i continui progressi in materia di generazione sostenibile di idrogeno, la soluzione è complessa, energivora, si associa difficilmente alle fonti rinnovabili. Inoltre, anche il suo stoccaggio è complesso. Occorrono serbatoi speciali in pressione, come questo, ma molto più grandi e molto più resistenti. Servono infrastrutture per poterlo utilizzare e macchine speciali per poterlo usare. Inoltre, pericoloso da maneggiare in ogni sua fase. Sicuramente il segreto dell'energia sta nel come imbottigliarlo. Dell'altro. I volani, ad esempio, come trova? Come questa.
solamente più grandi, più veloci, per immagazzinare molta più energia ad alta potenza. Poi abbiamo i supercondensatori elettrici, oggetti come questo, che immagazzinano direttamente energia elettrica come le comuni pile. Poi abbiamo l'accumulo gravitazionale, che immagazzina energia sollevando una massa e la recupera, lasciandola cadere. Ecco, immaginatelo più in grande, con delle gru che sollevano dei blocchi di cemento centinaia di metri d'altezza. Infine, ci sono i sistemi termici, che immagazzinano energia in un liquido, viene scaldato e conservato, come le comuni borse dell'acqua calda. Di nuovo, più in grande, con delle cisterne più inventate. Molti di questi sistemi possono essere più potenti o più sostenibili rispetto a batterie al litio, o quindi di più facile associazione con energie rinnovabili. Di contro, però, sono tendenzialmente più grandi, più pesanti e più costosi a carica di autonomia. È proprio per questo motivo che c'è una batteria al litio dentro i nostri cellulari. Noi crediamo che la ricerca debba concentrarsi per sviluppare al più presto un'alternativa, una tecnologia competitiva sotto tutti i punti di vista rispetto al litio, che in aggiunta sia completamente sostenibile e circolare, perché costituita da materie prime naturali, gestita in maniera responsabile, disponibile ovunque nel mondo, a basso costo, ricavata il più possibile da scarti per minimizzare gli sprechi. Trasformate grazie a tecniche all'avanguardia, consapevoli, efficienti, per dare un nuovo volto ecologico alle fabbriche del futuro, dove si lavora a chilometri zero, senza rischi, grazie a strumenti semplici alla portata di tutti. Questo grazie a prodotti completamente circolari, fine linea. Questa è la batteria su cui io e Pari stiamo lavorando, per recuperare l'equilibrio perduto, a partire dalle nostre case. Per spostarci senza lasciare solchi indelebili al nostro passaggio. Perché vogliamo un futuro migliore, sostenibile, per il pianeta e per le persone. La responsabilità è nostra. Il momento giusto è adesso. Il segreto dell'energia sta nel come imbottigliarla. Ma questo è solamente uno dei tasselli necessari per comporre l'offerta e la domanda energetica. Domanda che però è in continuo aumento. Di fatto, noi siamo sempre di più. Abbiamo sempre più esigenze. Case più grandi, auto più veloci, tecnologie più alla moda. Alziamo il riscaldamento o il condizionatore con un tasto. Con questo distacco ci sta rendendo ciechi. Ma io allora vi chiedo, quante di queste esigenze sono davvero così fondamentali per noi? Se ci accontentassimo un po' di più e ci sforzassimo un po' di più, non sarebbe anche più facile superare la domanda energetica? Less is more, dicono gli inglesi. Cioè, avere di meno vale di più. E forse saremo anche più felici.